Lo stadio di San Siro, anche se non si chiama più così, è stato tirato a lucido per questo big match infrasettimanale, ore 20:45, Milan-Napoli. Tutte le due le squadre vogliono un posto al sole tra le prime quattro. Il Napoli c'è già da molto tempo ed il Milan ovviamente si vuole avvicinare alla vetta. Parte così il big match di questo turno infrasettimanale, uno dei primi se non mi ricordo male. Palla per Lame rotanti di Lorenzo, Ciccio Lobotka, McTominay, Oliveira, Kvaratskhelia, prende la palla Fofana, Pulisic, che parte lui, mattatore nel derby, Emerson Royal, prende la palla, non era fuori gioco, buongiorno, subito abbastanza falloso, terna arbitrale femminibile, c'è subito fallo e punizione per il Milano. Calcio d'angolo corto. Reinders, a cui è stata tolta la, anzi, in cui ha, non ha giocato giustamente nell'ultimo turno del Milan, essendo squalificato per espulsione, torna oggi nel titolareggiamento. Kvaratskhelia per Lukaku. Antonio Conte, da quando l'ha avuto all'Inter, non ne può più fare a meno di Lukaku, quando ha disponibilità. Rompe i maroni alla dirigenza perché necessita di quel giocatore. Pulisic la mette in mezzo. È sua! Scusate, ma anche i commentatori del calcio starnutiscono. Lukaku. Lame rotanti. Becca ancora Lukaku. Potrebbe anche partire. Seminale terrore. Trenino Politano la mette in mezzo. Ma bravo il Milan a prendere e gestire la difesa. Ciccio Politano, anzi Trenino. La palla Teo Hernandez di Platino Capello. Leao, che da inizio stagione, che insomma non è che stia facendo tanto bene. Morata. Leao, Leao, Leao che mi smentirà subito. E invece no. Grande intervento difensivo del Napoli, che mamma mia. Ha bloccato Leao proprio nel momento del tiro. Poteva magari fare qualcosina di più e soprattutto tirare prima. Porca miseria. Ma giustamente anche i commentatori un attimino si devono mettere a posto. E siamo anche nel turno infrasettimanale. Qua in questi stadi completamente aperti. Potrebbero mettere anche un tetto per non far ammalare i commentatori, dico io, che poi si mettono a starnutire ed è un casino della miseria, fanno scoppiare le orecchie a tutti. Abraham, dalla Roma al Milan, Morata, attacco quasi completamente nuovo, Morata, 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 è ancora una volta Morata, non ce la fa, Reinders, che decide di no, io non voglio più questa palla, Abraham. Molto bene, fino adesso la sua avventura col Milan, anche se deve ancora trovare gol. Reinders. Si guadagna un calcio d'angolo. Spinta propulsiva incredibile del Milan, che non sta facendo giocare la squadra di Antonio Conte. È agghiacciante questo inizio. Pulisic. Corner. La mette in mezzo vellutata proprio. Che cade tra le braccia di Meret, che tenta subito l'approccio laterale a Politano, che incredibilmente la stoppa e la passa ad Anguilla. Lame rotanti, Ciccio Lobotka, gestione palla dopo un buon periodo di minutaggio con l'attacco del Milan. Anguilla e tenta di passare al capitano, ma non riesce al passaggio. Abraham. Reinders, Morata, palla ancora per Abraham, che la mette in mezzo per Pulisic, ma non ci arriva. Reinders, passa per Leao, Leao, il tiro calcio d'angolo. Si dispera perché avrà trovato magari un buon angolo di tiro. Effettivamente la palla sarebbe andata molto obliquamente in porta, ma è stata difesa molto bene dal Napoli. Angolo corto. Pulisic in becca dentro. Colpo di testa. Ma
Tomori due volte, prima di testa e poi la butta fuori. Antonio Conte sta congelando con gli occhi, ma manco la Medusa, i propri giocatori, dato che per adesso il Napoli non ha assolutamente fatto nulla. Protagonista assolutamente no, una squadra non protagonista in questa partita. Attacco soltanto del Milan e il primo tempo si conclude così. Manco il tempo di soffiarsi il naso che le due squadre vanno sullo spogliatoio sul risultato del 0-0. Ripresa di gioco che vede la squadra partenopea ricominciare con Zambo Anguilla. L'arbitro è stato avvisato di un fallo, ma fa proseguire il Metz. Pulisic. Maradona Pulisic, è lui. Tutto da solo, Abraham. Che si sta comportando molto molto bene in questa partita. Come già detto, nelle sue prestazioni gli manca soltanto il gol. Riesce comunque sempre bene a liberarsi, Abraham. E prova addirittura il tiro che va in calcio d'angolo. E c'è il primo cambio, esce appunto Abraham. Cambio che, boh, non lo so. Può essere che magari si sia fatto male o non fosse in forma per più di 60 minuti, perché altrimenti non mi spiegherei quel cambio qua, dato che stava giocando molto molto bene. Ma Jovic si fa subito perdonare. Meret un po' in difficoltà qua nel disimpegno. Kaku, madonna, si è slogato tutto per fare questo passaggio. Hernandez può partire, in becca al turbo Hernandez. Passa in mezzo per Reinders. Pulisic in mezzo, a non riesce l'attacco finale del Milan. Ora Pulisic che sembra indemoniato. Tomi Kvaratskhelia. Deve essere un attacco importante del Milan, ma non è stato sfruttato al meglio. Facciamo un saluto a tutti gli spettatori da casa che sono qui a vedere questo turno infrasettimanale tra Milano FC e Napoli. Anche se siamo bloccati incredibilmente sullo 0-0, non è stata una partita scoppiettante come quella delle 18 di domenica. Pulisic, mattatore anche lui nella finale tra Italia-Brasile 4-3. Reinders, può andare da solo dato che non ci sono sbocchi per gli attaccanti. Alvaro, Morata, Meret che deve disimpegnarsi ancora al volo. Trenino Politano per Fofana. Reinders, manca ancora poco alla fine. Pulisic, Pulisic, Jovic, mamma mia, ha tirato proprio che più piano non si può. Pulisic doveva tentare di rifare il gol che fece nel derby, ma era in una posizione più centrale. Ciccio Lobotka penetra. Credo che non ci sia stato neanche ancora un tiro in porta del Napoli. Trenino Politano, Hernandez in calcio d'angolo. Un altro cambio, Bennacer. Sfortunato giocatore del Milan, entra al posto di Fofana, esce Politano ed entra Neves, qualcosa del genere. Come minchia si chiama? Neres. Kvaratskhelia, Rahmani. Primo tiro in porta di un difensore del Napoli al 78esimo. Va molto bene Mignano, che deve muoversi un attimino perché mancano soltanto 10 minuti alla fine della partita. Kvaratskhelia, Lukaku. Kvaratskhelia, si devono inventare qualcosa se vogliono rimanere ancora in vetta o venire agganciati da qualche altra squadra. Ciccio Lobotka. Ancora lui, pallone calamitato. Reinders, Pulisic. Devono aumentare i ritmi quelli del Milano FC se vogliono portare a casa un gol. Rafa, Leao e ancora Meret. Pulisic che è stanchissimo. La palla è per Morata che prova il tiro e la punta fuori.
se quella infinita di azioni, Leao stanco, che esce al posto di Loftus-Cheek, McTominay che lascia il posto a non ho capito chi. Mancano 3 minuti più recupero. Zambanguilla per Gilmour, il famosissimo Big Gilmour. Lukaku. Sicuramente ai punti meriterebbe il Milano FC di vincere, perché il Napoli, a parte un tiro al 78esimo, giusto così, non ha fatto assolutamente nulla. Brutta partita proprio della squadra di Antonio Conte. Neres. Magari potrebbe anche prendere più spazio tra i titolari. Ma decide di andare in calcio d'angolo per prendere e portare a casa questo pareggio. Partita scoppiettante soltanto per quanto riguarda il Milan, perché il Napoli assolutamente non ha fatto nulla per meritarsi 3 punti. Finita 0-0.